E ben ritrovati signori miei dolcissimi, carissimi, siamo qui col Destiny e la Titanide in rosa che spacca culi nel crogiuolo, ma oggi, fai tra Gilgamesh, buono, bello, anche, va, arancione blu, bello, bello anche così, però non mi dispiace, ecco, il nero, va su tutto, eh. Va bene, signori, oggi cambiamo il nostro aspetto. Qua ho trovato delle robe buone, ho migliorato, ho trovato questo fucile che lo godo da impazzire. E perché cambiamo il nostro aspetto? Perché oggi ci facciamo un po' di PvE. Andiamo a farci la prima missione di... Cosa facciamo su 20? No, facciamo su 14, che non so se dopo riesco a finirlo. Facciamo la prima missione di Venere, signori, perché vi porto sempre del crogiolo. Io con la scusa che sono innamorato di quel multi lì, maledetto, la campagna non la gioco mai. Facciamo questa missione insieme. L'avevo già fatta prima. Purtroppo Nostra non nuova amica sa il ho fatto suo, se riesce a registrato, allora raggiungerci in questo modo. la rifacciamo, perché è Il suo bella. messaggio proveniva da qualche parte tra le giungle di Venere. Naturalmente, come in tanti avranno notato o avranno sentito dire, Questa colonia venne costruita dal collettivo è un Ishtar, pochino che un tempo studiava ripetitivo come rovine più gioco, un antiche pochino. dell'umanità. Ma che bella Venere. Credevamo che tutto fosse andato perduto con il clone. Dai, a terra, con la mia stronavina di Resogan. Boom. Parcheggio perfetto. Eccolo il mio fucilazzo. Niente. Bellissimo. Non mi Devo piace sbloccare i essere trascinati qui potenziamenti. senza conoscere la zona. Un tempo c'era un avamposto dei guardiani qui vicino. Allora, Vediamo. dato che il veicolo possiamo già usare, dato che ho già fatto quella missione qua, andiamo a vedere che ci aspetta questi ruderi. Bellissimo, Venere. Oh, gli amici. Pa 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 pa! Forse era meglio che lasciavo 20. Vabbè che sono un pochino over. Per voi amichetti, eh. Vieni qua, te, dove vai? Ciao. Ciao. Vieni qua, non scappare. Parliamone. Parliamone. Dai. Perché devi fare così? Porco! Io vorrei cercare anche di essere pacifico con queste razze. Vai, Spetruz. Siamo collegati. Minchia, Astoria l'acqua accessibile. sembra Dark Souls 2 qua. Bah. Qui parla di macchine da guerra note come Vex. Indistruttibili, Vex, bella, implacabili, nuova razza. Biomeccanica. estremamente intelligenti, capaci di teletrasportarsi. I Fantastico. guardiani usavano dei sensori per Muoio qua? tracciarli. Queste Detectavano i drone. texture in bassa definizione? Ne parliamo? Minchia, che merda. Va bene. Ripeto, il colpo d'occhio è bello questo. Oh, wow. Poi dopo alcune cose lasciano un po' a desiderare. Tirora. No, la Yaris. Tutta rotta. Andiamo, dai, che sono... Vi voglio portare una partita che rappresenti la campagna di Destiny. Adesso tenete conto che io avendo livellato come un dannato. Ecco, questo è quello che mi serve. Avendo livellato come un dannato sul crogiolo, arrivo qui che sono a livello 22. Sono più. Questa non l'avevo vista. Sono piuttosto OP. Anche avendo messo difficile livello 14. È improbabile morire male, male, male. Però voi, se ve la giocate da persone normale, normali, arrivate qui a un livello giusto, sicuramente è abbastanza impegnativo. Anche perché io lo sto affrontando da solo. Appunto perché voglio farvi vedere che Destiny è un titolo piuttosto incentrato sulla cooperativa. Però anche da soli potete farlo, eh. Alcune missioni siete obbligati, avere gli assalti, roba del genere siete obbligati. Però
missioni tipo queste, che è comunque roba di campagna, potete farla tranquillamente da soli. Sono più avanti. E boom! Ciao a tutti. Ciao, salutiamo. Dov'è che sono i sensori qua su? Questo aspettava che arrivassi io a pulirgli la zona, sì. Lui ad esempio di livello 13, ciao. Deve combattere in maniera più cauta. Parliamo di chilometri. No, non venire con me, però, ciccio. Okay, dovrei riuscire a tracciare queste macchine. Raggiungiamo le coordinate e scopriamo ciò che la Exo ignota ci vuole mostrare. Va bene, spettruccio mio carissimo. Andiamo con lo scooter della GameStop. No dai, ma figa, ma non va un tubo, non va. Fai salti. Frena. Vabbè, basta, mi hai rotto la minchia. Non ti incastrare. Gioca. Accademia di Star, figlio di Khmer, nipote di... Siamo circondati. Siamo circondati. Meglio che circondati. Le coordinate portano qui. Che sì. Cos'è? È un tubo di fascio di luce. Scansiona. Dai. Sì, rientro limitato, va bene, dai. Madonna santa. Evocalo, l'ho già fatta, dai, lo sai. Ok, signori. Una confluenza di flussi non barionici che fa. Missione è carina. No, sono vecchio. Cerchiamo un riparo. Il fatto che sono quasi tutte così. Toh! Arrivano queste orde immense. Oh, è in gramma, dammelo. Aspettate, che cazzo vuoi? Quanto lo godo sto fucile. No, non regalarmi dell'armatura nabba, su, ti prego. No, immortale. Cazzo. Però vedi che a fare il coglione. Pum! Ok. Merda. Pam. Pam. Madonna, sei forte. Mi fa malissimo, mi fa il pompino. No. Magari però. Ho finito i colpi. Bene. Spara che. Oh no, tu sei stupido. Aia! Sei troppo stronzo. Via. Scusa. Dai, ti rispetto, giuro. Giuro che ti voglio bene. Dove sei? Pezzo. Oh, ce l'ho dietro. No. Lasciami in pace. C'è tutto il sangue bianco come gli androidi di Alien. Oddio. Cosa fai? Minotaurus Rex, vieni qua. Devi crepare, è inutile che ti teletrasporti, fai il figo. Boom! Cazzo! Ma non mi corro da dietro, mi fai anche un po' impressione, mi fai? Questo c'ha di problemozzo che tiene pochissimi colpi. Signori, Destiny, bene o male le missioni sono queste. Arriva in un punto, indaga, evoca lo spettro, arriva l'orda, difendi lo spettro, ciao. Poi vai sulla torre, prendi la quest. Cioè, secondo me dovevano strutturarlo un po' più da gioco di ruolo, un po' più troppo semplificato. Mamma mia. Vacco cane. Sei morto ma veramente malissimo. Oh. Madonna, se ci la pompa questi. Perché di gelo, ecco perché. Perché è un'arma di gelo. Dai, carica. Scudo.
merda. Merda. Via, 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 via. Via da qui. Mi fa malissimo il gelo questi. Oh, quanto sei pedante. Smetti. Smetti di trasportarti 2 centimetri di fianco a dove eri. Fa piacere. Yeah, resiste i Vex. Ecco fatto. Cosa sono? Cos'era quel liquido? Il sanguinello. Se qualcuno è ancora intatto, così lo posso... Ah, complimenti per lo stacco. Ma veramente stacchi così? Mamma mia. Vabbè. Ci vediamo il filmatuzzo. Ottima prova. Com'è simpatico il nostro spettro. Ecco, sei questa qui? È una cacciatrice Exo, che è l'altra razza. Non abbiamo molto tempo. Che ha cercato di contattarci e ci ha portato su Venere. Perché ci stai osservando? Ha non bisogno di noi e noi abbiamo bisogno di lei. Tempo di spiegare. Sì. Ma che frase, sì. Da... Lo so. Da sì, sì, cosa? Fatti i cazzi tuoi. Non parlavo con te, Lumino. Lumino! Patta. Si è offeso. Sì, sto ascoltando. Sono qui. Con me. Con chi sta parlando? Ricevuto. Con chi? Dai, lasciamelo stare. Ti serve Lumino. Il mio aiuto, guardiana. È per questo che ci hai portato qui. Loro ci hanno portato qui. I Vex. Figa lei, eh. Poi c'ha un fucile tosto, bello giallo. Così malvagi da snobbare il male stesso. Non sei una guardiana. No. Non possiedo la luce. Ecco, questa è una cosa che vorrei mi spiegassero un po' meglio. Ma sento che dal nostro incontro nascerà qualcosa di epico. Di epico. Ha più tette di me, che sono umana questa. Mai sentito parlare del giardino nero? Da un robot. La leggenda. È là dove sono nate queste macchine che si trova la più grande minaccia. Trovate il giardino nero. Strappategli il cuore. Ulla. Solo allora il viaggiatore potrà guarire. Vuoi aiutarci a trovarlo? Ma che voce sua dentro. Ho la mia missione. Non posso. Se vogliamo trovare il giardino nero, dobbiamo incontrare gli insonni. Ah, una nuova alleanza. Sì. Gli insonni. Abitatori del limbo tra la luce e l'oscurità. Un'alleanza può sempre tornare utile, Lumino. Lumino. Anche se con le persone sbagliate. Bello, giallo viola. Resta lì, spegni i motori e non farti trovare. Bella madonna. C'ha l'annabanza quella cacciatrice. Come li troviamo gli insonni? Vivono ai margini più remoti dell'oscurità. L'ultimo luogo toccato dalla luce. Ma non potremmo starcene qui con i robot cattivi? Ma cosa stai dicendo, Lumi? No, Lumino. Lumino. Smettila. Poverino, si è offeso. Finita. Naturalmente non stiamo nei 15 minuti, dovrò tagliarvi. Comunque, signori, questa è una dimostrazione della campagna. Grosso modo... Ma grazie per i regali, grosso modo ripetiamo le stesse cose. E se vi è piaciuto fatemelo sapere nei commenti, magari vi posto altre missioni o degli assalti, anche, lo dividiamo anche a puntate, dato che se le facciamo ad un livello un po' più difficile diventano abbastanza lunghe. Io adesso vado alla torre a scambiarmi le cose. Questi li buttiamo via. Perché mi fanno schifo. Anche questo. Noi ci vediamo alla prossima, mi raccomando. Sempre sul canale. Col nostro Destiny. Che roba c'ho? Ah, devo far questo, signori. Devo far questo.